Buongiorno Vincenzo Longo, IG Markets da Milano. Ci attendiamo un'apertura poco sopra la parità per gli indici a Wall Street in scia con l'andamento delle borse europee. Gli investitori sembrano aver iniziato un'altra seduta in Europa all'insegna dell'incertezza. Questa fase interlocutoria dura ormai da 10 sedute, anche se i volumi sono molto moderati. Per quanto riguarda i temi caldi, questa mattina da Tokyo il premier italiano Monti ha dichiarato che le possibilità di un contagio che arrivano appunto dal rallentamento dell'economia spagnola e dai problemi sul debito in Spagna sono molto contenute. L'Italia sta mettendo in atto e dispiegando delle numerose risorse per far fronte a quella che è la crisi del debito e non dovrebbe subire gli effetti di questo contagio spagnolo. Sul fronte statunitense, ieri sera ennesima conferma da parte del presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, sul rallentamento dell'economia statunitense negli ultimi 2 mesi e la crescita non rimane comunque impostata su un percorso solido di rialzo. Per quanto riguarda le valute, segnaliamo che l'euro-dollaro questa mattina ha trovato un temporaneo supporto in area 1,33,10, da dove ha trovato il rimbalzo sino in area 1,33,70, poco sotto i massimi della seduta di ieri. Confermiamo appunto che la tenuta di questo livello di 1,33,10-1,33 rappresenta un supporto importante e comunque un punto di rimbalzo notevole per l'allungamento poi sino a 1,34,86. Per quanto riguarda sempre le valute, segnaliamo un lieve ritorno degli acquisti dello yen da parte degli investitori, soprattutto gli esportatori nipponici che in vista della chiusura dell'anno fiscale per fine marzo tentano di coprirsi acquistando appunto yen. Sul fronte macro, questa mattina sono stati rilasciati i dati definitivi sul PIL del quarto trimestre della Francia e della Gran Bretagna. Ha deluso il dato britannico che è stato rivisto leggermente al ribasso. Da segnalare anche che i dati sulla massa monetaria in circolazione a febbraio hanno mostrato una lieve crescita, sono migliorati soprattutto i prestiti ai privati, segnale questo che i primi effetti del LTRO di dicembre iniziano ad avere effetto. Sarà importante anche se comunque questi effetti non sono così forti come ci si attendeva. Sul fronte delle commodities, segnaliamo che il quotidiano Le Monde ha pubblicato un articolo secondo il quale la Francia sarebbe in stretto contatto con la Gran Bretagna e con gli Stati Uniti per cercare di trovare delle trattative sul rilascio delle riserve strategiche di petrolio per cercare di contrastare quello che è l'aumento dei prezzi dei carburanti. Per oggi è tutto, per tutte le altre notizie seguiteci sul nostro canale Twitter, IG Markets_IT. Buona giornata e buon trading.